Professore, buongiorno, bello stare qui con voi. Mi curiosiva a me sapere cosa ne pensa lei dell'amore. Bah, questa è una domanda. L'amore è qualcosa che accade mentre siamo impegnati a fare altro. Il privilegio di ciascuno di noi è lì che diventiamo dei privilegiati, piuttosto che dei fruitori passivi dell'amore, diventiamo dei privilegiati dell'amore quando, oltre a viverlo mentre facciamo altro, diventiamo consapevoli di quello che effettivamente stiamo vivendo. E allora lì l'amore si fa maturo, si fa compiuto, ci trasforma e ci rende quelli che siamo qui per essere, delle persone meravigliose. Il rischio per me è quella condizione di conseguenza determinata da gesti inconsapevoli, privi di amore, privi di cura, privi di attenzione, spesso dettati da un senso di menefreghismo, di rabbia, di insoddisfazione e di mancanza di visione del futuro. E quindi un popolo come il nostro ha bisogno di educarsi all'amore per i propri luoghi, perché in fondo noi siamo i nostri luoghi parlano di noi, ci corrispondono e ci rappresentano. Ma non solo questo come un fatto di immagine, è proprio un fatto di essere i nostri luoghi. Per le culture amazzoniche, per esempio, se ti distruggono una pianta, ti distruggono una zona della foresta, un lago, un fiume, è come una ferita enorme che loro hanno su loro stessi e lo proteggono a costo della vita. Quindi il gesto di buttare una carta da noi è un gesto di totale inconsapevolezza dell'appartenenza e dell'essere tutt'uno al territorio che abitiamo. Quali sono infatti le prevenzioni che si possono fare? Ma le prevenzioni sono tantissime. Quelle che mi vengono in mente così subito sono intanto prevenire gli incendi dolosi, che sono tantissimi e che causano desertificazione, causano la morte non solo di piante, ma anche di tantissimi animali, causano l'erosione del suolo agricolo, causano il dissesto idrogeologico e quindi le frane e anche gli smottamenti. E causano questo processo di desertificazione che, espresso in termini più semplici, significa che laddove è bosco diventa deserto. E questo significa tante cose, ma soprattutto la distruzione della vita e la possibilità di rigenerare la vita. Un segreto per salvare il mondo. La pace. Basta, secondo me, avere amore per la natura, diciamo. Quindi, avendo amore per noi stessi, di conseguenza dovremmo avere amore anche per la natura. E basta soltanto questo, secondo me, per poter valorizzare tutto quello che ci circonda. Conoscere Gesù e accettarlo nella propria vita. Se l'uomo non abbassa il suo io e si pone sotto Dio, non c'è salvezza, secondo me. Che cos'è il rischio in agricoltura? L'effetto legato ad un evento calamitoso è dipeso da tre fattori: la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione. Caterina, che cos'è il rischio in agricoltura? È un evento che è provocato dall'uomo o dal non naturale, che può provocare dei danni in un'area circoscritta cioè provoca dei danni a persone o
o all'ambiente stesso. Rischio e pericolo sono la stessa cosa? No. E che differenza c'è? Il rischio è l'effetto causato dal pericolo. E come si misura il rischio? Si misura dalla vulnerabilità, dalla pericolosità e dall'esposizione all'ambiente. Molto bene. Vuoi dire qualcos'altro? Fai salutare. Il rischio può essere derivato da molti fattori. Per esempio, o da un evento atmosferico, oppure dal danno che fa una persona inconsciamente, oppure diciamo... il rischio può essere causato, diciamo, da un fattore naturale, tipo un terremoto, oppure se invece lo diciamo mano d'uomo, tipo quando succede un disastro nucleare, oppure diciamo di un ponte non controllato bene, un edificio non ha norma di legge, quello è causato dall'uomo. Quindi il rischio può essere causato da fattori naturali e da fattori antropici. Sì, antropici, ovvero derivanti dall'uomo, oppure da eventi naturali che non possiamo prevedere, tipo uno tsunami, un terremoto. C'è un'area vicino a casa tua che secondo te è a rischio? Vicino a casa mia mi viene in mente, diciamo, la strada che va verso Pavazzina e poi conduce a Scilla, diciamo. Sì, quindi c'è un pericolo là. Sì, perché se non ci fossero quelle reti di ferro, diciamo, che tratterebbero la montagna, ci sarebbe una strage, perché la montagna si vede chiaro che sta per cadere. Quindi c'è un elevato pericolo che potrebbe trasformarsi in un rischio. In un rischio, okay? Esattamente. Benissimo. Oggi ho capito qual è la differenza tra il rischio e il pericolo. Il rischio è la conseguenza di un pericolo. Può essere sia un fenomeno naturale oppure causato dall'uomo e può interessare o una parte della popolazione o delle infrastrutture in una determinata area oppure in un determinato tempo. E il rischio viene espresso come la relazione tra la vulnerabilità, l'esposizione e la pericolosità di un determinato evento. Alla grande, ragazzi, un applauso! Buongiorno, sono Marika. Marika, cosa ti ha colpito della lezione di oggi? La lezione di oggi è stata molto interessante perché ci ha appunto spiegato quali sono i rischi e i pericoli che molto spesso colpiscono l'agricoltura e anche determinate zone non inerenti appunto all'agricoltura. I rischi sono delle conseguenze del pericolo, dettate dal pericolo, e il pericolo può essere appunto colpa di una calamità naturale o comunque dettata dall'uomo, dato che essendo l'essere più potente si sente in dovere di fare quello che vuole. Secondo te, intuitivamente, quale potrebbe essere il modo migliore per prevenire tanti rischi che ci sono in agricoltura? Prevenire i rischi sarebbe iniziare a capire quello che realmente la natura ci offre. Quindi se è tutto un meccanismo, se noi capiamo quello che possiamo prendere, allo stesso tempo non andiamo a danneggiare un qualcosa che ci può far stare bene. Quindi penso che appunto dobbiamo iniziare a essere un po' più grati a quello che la terra ci dona. E senti, un'ultima cosa, secondo te qual è il fattore di pericolo più grande nei nostri territori? Il fattore di pericolo più grande nei nostri territori è, non lo so, ultimamente il clima, uno dei fattori più che scaturiscono un po' di più questi rischi, questi pericoli. E l'uomo che cosa può fare per prevenire questi cambiamenti climatici? Rispettare l'ambiente, fare in un corretto modo la raccolta differenziata, iniziare ad utilizzare meno plastica, iniziare ad essere un po' più puntiglioso anche con gli animali, in un certo senso, perché chi ama gli animali non gli fa del male. Ciao Raffaele, sai che ti volevo chiedere? Sì. Volevo chiederti cosa può fare ciascuno di noi per prevenire i rischi che ci sono in agricoltura? Una cosa che ti viene in mente, che secondo te è importante? Cercare di prendere, come dire, prendere
il fulcro della situazione, prendere decisione, rimboccarsi le maniche, come qualcosa pratica che si dice, rimboccarsi le maniche e mettersi in gioco. Per poi cominciare subito a vedere cosa bisogna fare, che poi può variare dal pericolo, dal rischio, da quello, dalla materia che si sta trattando, prendere appunto la prevenzione giusta. Ecco. I nostri territori sono in pericolo? Abbastanza. Secondo te c'è una responsabilità dell'uomo in questo pericolo? Soprattutto. Soprattutto all'uomo. Tu, se dovessi educare i tuoi figli, no? A contenere i rischi derivanti da questi pericoli naturali e anche antropici, cosa gli suggeriresti, cosa gli insegneresti ai tuoi bambini? Di non sottovalutare mai la situazione, un pericolo, un rischio, soprattutto di pensare a quello che si dovrebbe fare. Davide, cosa farai da oggi in poi, visto che hai imparato il pericolo, il rischio, che cosa sono, come si distinguono, come si calcolano, per contenere i rischi che ci sono nel mondo nostro, diciamo, infrastrutturale, agricolo? Vabbè, inizialmente con un approccio diverso quando vedo un tale fenomeno, con il rischio associato. E inoltre provare anche ad evitarlo, se è una cosa che sta vicino a me. E per esempio le frane possono accadere vicino a casa mia, visto che è vicino in zona montuosa, oppure anche per l'inquinamento. E, diciamo, dare una maggiore importanza anche a queste piccole cose, che prima davo meno importanza. Certo. E una cosa che ti viene in mente che vorrai fare? Pratica? Penso fare più raccolta differenziata. oppure... magari non buttare proprio, che ne so, una carta a terra, diciamo per pigrizia, buttarla nel, non lo so, in via marina, magari per rispetto anche del mio prossimo, non la butto nel cestino. Però. Senti, ma se becchi a uno che la butta, ora che tu hai preso questa decisione, è importantissima. Se non lo conosco, lo rimprovo. Ah, e sì, se non lo conosci, che tecnica ti viene in mente? Però poi si allontanerà, quindi raccolgo e lo butto. Cioè, sarebbe scusa. Carino raccoglierla e dirgli forse lei è caduta, no? Cosa ti avrebbe colpito se tu, prima di prendere questa decisione, mentre buttavi una carta, veniva qualcuno a dirtelo? Ti avrebbe fatto... vergogna. Ti avrebbe creato vergogna? Sì, un po' vergogna. Sì. Perché in fondo uno lo sa che non va buttato. Appunto, però. Però la butta secondo te perché? Per pigrizia? Anche per pigrizia oppure per mancanza di amore per il prossimo. Mancanza di amore per il prossimo. Perché pensano, non starò per sempre qua a vivere, poi se la vedranno i miei figli poi, i miei successori. Quindi c'è un gesto di disprezzo in qualche modo. Sì, forse inconsapevolmente, sì. Secondo me. Sì. Senti Davide, per trasformarlo da inconsapevole a consapevole, secondo te basta un corso così o ci vuole qualcos'altro? Oggi a te ti ha cambiato qualcosa questa chiacchierata? Sì, magari a me può avermi colpito subito, per altri è proprio un processo più che altro. Oppure anche a primo impatto, come frequenza di questo corso, ti può provocare una specie di passione per questo, ti può far appassionare e quindi stare attento anche alle piccole. Trasformarti da un gettatore di carte seriali a un appassionato raccoglitore di carte altrui. Sì. Bellissimo. Grazie Davide. Impegno a limitare l'utilizzo dei veicoli a motore per diminuire l'inquinamento atmosferico. Io mi impegno a mangiare sicuro e ad avere un'alimentazione di qualità e soprattutto a chilometri zero e con zero inquinamento. Io mi impegno a rispettare la natura e ad essere grata per tutto quello che ci dà. Io mi impegno ad essere più preciso nella raccolta differenziata e nello smistamento dei rifiuti. Mi impegno a limitare l'uso di prodotti inquinanti per la casa
per l'igiene personale? Io mi impegno a insegnare ai bambini di avere più rispetto per la nostra madre terra. Io mi impegno a ridurre i consumi energetici e idrici. Io mi impegno a utilizzare il meno possibile plastica di uso alimentare, oppure se necessario acquistarla ed soffrire della raccolta differenziata. Io mi impegno a pregare per le persone. Riduzione del consumo idrico. Che consiglio daresti ai tuoi figli per salvare il mondo? Non dovrebbero essere egoisti. Io consiglierei di istruirsi e di conoscere quante più cose possibili, perché la conoscenza rende liberi. Ricercare Dio, che è anche saggezza e sapienza. Sviluppare l'amore verso il prossimo, che diciamo vedo che manca in questa generazione. Io e i miei figli insegnerei l'importanza della natura, degli animali, a rispettarli. Insegnerei che comunque non è facile stare al mondo oggi. Il mio consiglio per le mie figlie è quello di amare la natura. Io insegnerò ad avere cura delle cose che li circondano e di rispettare in primis le persone, la natura e poi loro stessi. Il mio consiglio è quello di avere rispetto per l'ambiente. Il consiglio che darei è di educarli accompagnando le loro vocazioni e attitudini naturali, in modo che possano emergere, perché in fondo, nascendo adesso, loro hanno già installato quello che è necessario fare per il bene del nostro pianeta. Semplicemente però non va coperto, non va eclissato, non va bloccato il loro sentire profondo e il loro comportamento naturale verso la salvaguardia del benessere del pianeta che tanto amiamo e dove abitiamo. Quello che mi viene in mente in pratica è ringraziare per questo corso, questa possibilità di aver conosciuto tante persone, di aver imparato tante cose. Grazie. Io ho imparato da questo percorso insieme l'armonia e il diventare appunto molto legata a quello che prima non ci apparteneva. Una bella esperienza. Ho imparato a confrontarmi con altre persone, cosa che prima non facevo. La prima cosa che voglio dire oggi è ringraziare voi, prof, per l'insegnamento che ci avete dato in questi giorni e ringraziare tutti i miei compagni, i miei amici. Per me è stata un'esperienza gratificante, ho insegnato molto sull'agricoltura, anche sulle regole, tutte le leggi che vincono. È stata anche una bella esperienza, ho fatto nuove conoscenze. Quindi è stata, cioè, me ne è valsa la pena. È stata una bella esperienza, abbiamo, come posso dire, saputo molto sulla natura, diciamo, su quello che prova la natura quando noi gli facciamo del male, ed è come se lo facciamo a noi stessi, appunto. Questo corso è stata un'esperienza piacevole, mi ha fatto prendere consapevolezza di tutto ciò che ci circonda. Un'esperienza interessante che è andata oltre le aspettative in un senso positivo. Ringrazio il Creatore perché mi ha dato l'opportunità oggi di vedere quello che da tempo era un mio sogno, cioè vedere tanti ragazzi seduti a tavola che parlano di problematiche, di risolverle soprattutto, perché non è solo parlare ma anche andare alla concretezza. Io approfitto per ringraziarvi tutti perché siete stati splendidi, educati, attenti, aperti, disponibili. Mi avete ispirato, mi avete spesso anche emozionato con le vostre domande, col vostro modo di porvi, e mi auguro di rincontrarvi e di vedere come mettete in azione le cose che avete imparato in questi giorni.
e quindi anche come le insegnate poi ai vostri figli, alle persone a cui ci tenete, e anche se capita quelle a cui non tenete.